spettatori, e benvenuti a questa nuova puntata di TG Giovanissimi. Apriamo il servizio oggi con le parole di Papa Francesco. Una familiarità senza comunità, una familiarità senza il pane, una familiarità senza la Chiesa, senza il popolo, senza i sacramenti, è pericolosa. Papa Francesco aggiunge inoltre: questa non è la Chiesa. Questa è la Chiesa di una situazione difficile, che il Signore permette. Ma l'ideale della Chiesa è sempre con il popolo e con i sacramenti. Sempre. Abbiamo qui in collegamento con noi oggi, chiaramente da casa sua, un nostro carissimo amico. Vogliamo dargli la parola. Nicolò, ci senti? Sei in linea? Salve, è un piacere essere in collegamento con voi, anche se deve esserci un piccolo refuso. Chiedo scusa peraltro se vi accolgo nella mia casa in questa mise, in pigiama, ma vede, dopo un mese e mezzo di quarantena non mi ricordo neanche più come è fatta una camicia. Non si preoccupi, anzi la ringraziamo per essersi collegato con noi. Vorrei porle una prima domanda. Le chiedo innanzitutto se lei, Nicolò, si reputa credente. Quindi se la domenica è solito partecipare alla messa e se lei spende il suo tempo in oratorio. Sì, assolutamente, io sono credente, frequentavo abitualmente l'oratorio e prendevo parte a diverse altre iniziative della parrocchia, certo, sì. La ringrazio e le chiedo se in questo momento di difficoltà, come vive la quarantena in questo momento di difficoltà? E le ho chiesto prima delle messe domenicali, e vorrei chiederle, la messa riesce a seguirla anche in questo periodo così difficile da casa sua, ovviamente? Guardi, la quarantena intanto è una noia mortale. È vero che abbiamo riscoperto così antichi piaceri come leggere, dar da mangiare agli uccellini, ignorare i propri familiari. Tuttavia, ecco, per quanto riguarda le celebrazioni, in particolare la messa domenicale, no, non attualmente non seguo la messa domenicale perché sì, in televisione c'è quella del Papa, ma sai, il Papa sta a Roma, chi lo conosce? Ecco, vede, io sono sempre stato abituato alla messa dei miei sacerdoti, per cui ecco, mi farebbe molto piacere assistere ad una loro celebrazione. Tuttavia, questo non è possibile. Per cui no, non... Perfetto. No, proprio... Scusate. Va bene, meglio, sì. Giovanni, non vado dal barbiere nemmeno io. Vede, sono un po' lunghi, la capisco. Possiamo riprendere, eh? Capisco benissimo la difficoltà nel seguire una messa alla televisione. Ma guardi, forse lei non lo sa ancora, ma recentemente hanno aperto il canale YouTube della parrocchia di Castelleone. Hanno trasmesso praticamente tutte le celebrazioni del Triduo Pasquale e anche le messe della domenica. Le dico e le consiglio di darci un'occhiata. Provi, mi faccia sapere dopo. No. Ma che figata! Ci sono pure le celebrazioni in live! E guardali, ci sono tutti! Don Giambattista,
Grande Don Giovanni irreprensibile. Ah, guarda pure Don Matteo. Certo che in video è sempre più magro. No, modalità 3D. Cioè, pure in tre dimensioni, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ma siamo al top. Beh, devo chiamare subito il giornalista per ringraziarlo. 800 900 313. Sì, salve, sono io, sì, il tipo del collegamento. Ma scusi, ma io devo ringraziarla, ma lei mi ha aperto un mondo, mi ha riaperto un mondo. Guardi, da quando ho scoperto il canale, finalmente faccio nuovamente parte della mia comunità. A volte ho visto alberi giovani, belli, che alzavano i loro rami verso il cielo, tendendo sempre più in alto, e sembravano un canto di speranza. Successivamente, dopo una tempesta, li ho trovati caduti, senza vita. Poiché avevano poche radici, avevano disteso i loro rami senza mettere radici profonde nel terreno, e così hanno ceduto agli assalti della natura. Per questo mi fa male vedere che alcuni propongono ai giovani di costruire un futuro senza radici, come se il mondo iniziasse adesso. Perché è impossibile che uno cresca se non ha radici forti che aiutino a stare bene in piedi e attaccato alla terra. È facile volare via quando non si ha dove attaccarsi, dove fissarsi.